Andiamo a presentare il terzo incontro, categoria 87 kg, con 38 combattimenti in attivo e 31 vittorie, il guerriero partenopeo Vittorio Iermano! Vittorio Iermano, pronto a scendere sul ring, a salire sul ring, in realtà tutto a livello stesso grazie alla rampa. Scherzi a parte, il guerriero partenopeo, quindi qua la sua provenienza è di facile lettura, non è altrettanto di facile lettura la sua enorme esperienza, Marco. No, lui è cresciuto tra l'altro in Liguria in maniera, a livello pugilistico, ma in generale di combattimento. È entrato nel 2010 nel Combat Team di Alassio, viene allenato da Alessandro De Blasio, quindi insomma si presenta già da solo come tipo di atleta. Sono arrivati tantissimi riconoscimenti, WFC e Fight One, i titoli per queste federazioni, e poi insomma è riuscito a mettere in difficoltà comunque il grande campione Costantin Tutu al mondiale KOK in Moldavia nel passato, quindi insomma ha tanto da dimostrare, comunque da continuare a dimostrare. Questo grande atleta non è nuovo neanche lui però a Thai Box Mania, perché nel 2015 a gennaio sempre ha vinto il suo incontro contro Farruku, dando veramente tanto spettacolo. È un atleta che predilige questo stile molto dinamico, molto esplosivo, molto bello da vedere. Vedremo il suo avversario, sempre dalle parole di Simone Casati. È all'angolo rosso, con un record personale di 17 combattimenti, 14 vittorie, da Torino, Michele Mastro Matteo! Michele Mastro Matteo, anche lui torinese, appunto, come ha detto Simone Casano. Grande esperienza anche per lui, non a livello di Vittorio Iermano dal punto di vista meramente numerico, di 38 match combattuti dalla partenopeo, 17 quelli del torinese, che però arriva qui con la consapevolezza di poter fare il colpaccio, addirittura la maglia del Napoli, notavo, per Vittorio Iermano del Napoli Calcio, a rimostrare le sue origini. Però intanto Michele Mastro Matteo che si prende gli applausi del pubblico di casa. L'arbitro dell'incontro, come ricordava Simone, è Roberto Geri. Qualora poi ci fosse la necessità di arrivare ai punti, i giudici sono Gianmario Girasole, Liliana Voicu e Manuel Colleoni, uno per lato col compito di decidere. Sarà interessante vedere se questi due atleti arriveranno poi all'ultimo round. Sono tre i round previsti per questa contesa, la terza del card gala, con i calzoncini blu Vittorio Iermano, con quelli verdi invece lotterà Michele Mastro Matteo, l'angolo rosso. Verdi, insomma, nero verdi. Nero, neri con inserti verdi. Ti sei lasciato ingannare dal riflesso laterale. Comunque sarà un match, anche qui sembrerà di ripeterci, decisamente di buon livello, ma soprattutto decisamente di difficile lettura. Qui il peso è di 59 kg, scusate, 87 kg, decisamente più alto rispetto ai precedenti combattimenti, salito addirittura di 10 kg rispetto all'ultimo. E quindi dobbiamo aspettarci una maggior potenza nei colpi. Subito parte infatti fortissimo il atleta partenopeo. Poi la risposta di Michele Mastro Matteo. Ora prova a mettere alle corde il partenopeo. Scambiano alcuni colpi senza particolari fasi di studio, un po' più schietti i due atleti rispetto a quanto visto finora. Qua ancora Mastro Matteo, che a pugni prova a tenere a distanza Vittorio Iermano. Poca difesa finora per entrambi. Quando parte uno dei due riesce sempre almeno con un colpo ad entrare nella guardia dell'avversario. Anche in questo caso Iermano colpisce di striscio l'avversario. Iermano poi indietreggia fino alle corde, tiene lontano con un front kick. La bella combinazione alto-basso di Mastro Matteo, che va a buon fine. Poi qua situazione, mi ero bloccato per questa situazione di contrasto tra i due,
si riparte. Ancora al corpo va Mastromatteo, poi prova ad alzare il mirino, poi ancora il low kick un po' in affanno. Germano che prova a rispondere, vuole andare al corpo, non ce la fa, ancora scambio reciproco di colpi, poi il destro di Germano entra, il destro di Mastromatteo risponde, poi anche il jab sinistro. Grande scambio in questo frangente. Germano prova a rispondere con una ginocchiata, si va in clinch. Non un match perfetto, ma un match estremamente divertente. Estremamente aperto, guarda Mastromatteo come accelera ancora una volta. E poi costringe ancora al clinch Germano. Bellissimo scambio ancora tra i due. Non riescono a difendere troppo con la guardia, però quando entrano fanno scintille. Ormai credo sia volontà più che questione di riuscirci. A viso aperto i due, con Germano che ha provato a scagliare il calcio destro alto. Ancora una volta leg kick, poi lascia all'area il compito di frenare il gancio sinistro di Mastromatteo, che ora lo chiude ancora però alle corde. La risposta in uscita, il Superman pancia vuoto, il jab sinistro a segno invece di Mastromatteo, che ora prova a ragionarla di più. Leg kick a segno, ancora un altro leg kick per fiaccare le movenze di Germano, poi colpisce all'altezza dello sterno con il sinistro, che invece stavolta va vuoto. Entra invece Germano, che poi entra nuovamente in clinch. Niente protezione, non in quel tipo di clinch, quindi si riparte. Clinch giusto questo per spezzare un po' il ritmo, ma guarda che riprendono continuamente a punzecchiarsi da molto vicino. Adesso stanno cercando di rimanere sempre più attaccati per evitare che uno possa prendere il sopravvento, non almeno nel primo round. Zigogoli di Germano che poi non va a segno, prova ancora ad andare a colpire al corpo. Mastromatteo alto basso, parzialmente a segno, ci si richiude nel clinch. Mastromatteo varia tanto le altezze per cercare di non dare riferimenti. Calcio neutralizzato, stavolta decisamente più a segno, ma Mastromatteo fa come se non avesse subito un colpo, risponde con un gancio dentro. Ha speso tantissimo in questa prima ripresa, Marco. Entrambi straordinari dal punto di vista del fuoco offensivo. Io dico che se continuano con questo ritmo, se continuano a prendersi così forte, così veloci, è molto, sarà molto difficile arrivare alla fine della terza ripresa. Potrebbe non esserci bisogno della decisione dei giudici, in effetti, perché per ora i due lottatori non hanno per nulla lesinato nelle loro offensive. Consci di poter evidentemente, di voler evidentemente chiudere l'incontro in maniera più rapida e più decisa. Colpi precisi, guarda qua nel replay, Daniele, tante, non c'è veramente uno che è riuscito a dominare, che sia riuscito a dominare questa prima ripresa, perché entrambi sono entrati veramente tantissime volte. Lo dicevamo, non un match perfetto a livello tecnico di difesa, però estremamente divertente. Come dicevi tu, entrambi hanno raccolto una vittoria a Thai Box Mania 2015. Orghest Farruku, la vittima di Germano. Grosu Vecislav invece è il nome riportato alla vittoria di Michele Mastromatteo. Anche qui entrambi vorranno confermare, entrambi però non potranno farlo, non appieno. Germano prova a uscire con un gancio sinistro, poi la finta. Poi si è rimasto anche un po' bloccato. Spiazza un po', no, sì, esatto, la finta di Germano che spiazza Mastromatteo, che si pianta sostanzialmente con la rotazione. Non riesce a completarla, qua Germano intelligentemente va a segno con un paio di jab, poi il gancio, segno la risposta di Mastromatteo. Non si stanno lesinando veramente i due, non si stanno risparmiando, spendendo tantissimo anche dal punto di vista fisico. È facile poi fare l'equazione, ecco, meno resistenza fisica rischia di diventare anche meno facile resistere ad alcuni colpi. Calcio diretto al guantone di Germano, quasi a cercare poi di chiudere la combinazione con il pugno. Troppo lontana la distanza tra i due, però, a quel punto troppo lontana, invece troppo vicina adesso, quindi clinch che viene separato da Jerry. Germano prova ad affondare col jab sinistro, ancora una volta prova a colpire, ancora una volta si finisce in clinch. Qui forse stanno pagando un po' l'avvio arrembante, anche se arriva qualche colpo al corpo, scusate il gioco di parole. Ancora prova ad andare al volto dell'avversario in qualche modo prima di farsi interrompere dal clinch. Mastromatteo non riesce, però continua a tenere il piede pigiato sull'acceleratore, perché continua a pressare
usando un termine preso a prestito da altri sport, Germano, winning miss quasi di Germano, e poi lo sta incastrato nelle corde, quasi spolverato in questo caso, quasi spolverato nello spinning back fist, quasi assegno, poteva essere decisamente più devastante. Ora il calcio, anche qui evitato di un non nulla da Mastro Matteo, che ora prova a riprendere spazio sul ring, lo kick a segno, però Germano è andato a colpire al volto un paio di volte, prova la ginocchiata, ancora una volta fermata, ginocchiata alta, ancora una volta che non riesce ad arrivare a condurre il colpo dove Germano vorrebbe. Germano che sembra un po' rinvigorito dopo un finale un po' sulle gambe, si incastra ancora le corde Germano dopo aver tentato l'high kick. Mastro Matteo ha giocato male con le corde prima e questo ha permesso a Germano di avvicinarsi più vicino e colpire più volte. Bellissima ginocchiata questa ginocchiata in salto che è andata a segno perlomeno al corpo. Poi la risposta di Mastro Matteo è da campione, perché dalle corde trova una bella combinazione, ancora il jab e il gancio, e in difficoltà Germano alle corde cerca il clinch per salvarsi alla campanella. Che secondo round, Marco, in questo finale. Due gladiatori e una grandissima arena da ospitarli, bellissima la risposta del pubblico con questo scambio finale, lo spinning high knee da parte di Germano e lo straordinario fuoco di ritorno di Michele Mastro Matteo, che ritorna alla grande con il Superman Punch e soprattutto con la spinta decisiva che lo ha tenuto comunque in gara, perché non era facile rispondere a questa operazione offensiva da parte del napoletano, e invece ce l'ha fatta la grande. Questo è un altro colpo visto in questo momento, portato in precedenza da Mastro Matteo nei confronti dell'avversario. Davvero bravo Germano a mettere sotto pressione Michele Mastro Matteo, altrettanto bravo Mastro Matteo a rispondere da par suo. L'ex campione europeo di Muay Thai, sono fisse il francese Samuel Lodge McKinney in occasione del Gladiatrix Battle, vinto francese appunto nella prima sfera. Vedremo quindi questo terzo round come si evolverà a questo punto, perché abbiamo visto un ritmo che è andato in crescendo nel secondo dopo un grandissimo primo, adesso sembrano tornati ai livelli iniziali. Si ritorna allora con attenzione allo spinning back a vuoto, dicevo, si ritorna allora con entrambi i lottatori che probabilmente hanno un motivo, almeno se non centinaia, per provare a portare dalla loro parte questo terzo e ultimo round. Consiglio ancora di Mastro Matteo, che viene prontamente tifato dai suoi supporters. Superman Punch dopo il rilascio da parte di Germano, che poi si allontana ancora per cercare di riprendere le distanze prima che Mastro Matteo accorci, prima che Mastro Matteo colpisca. Lo fa adesso, arriva al corpo, si incasta ancora una volta alle corde, qualche problema con le corde, esatto, sì. E Jerry dice che questo non conta, perde il paradenti per Germano, quindi il match deve essere interrotto per regolamento. Prima di tutto la sicurezza, ovviamente, si riparte. Mastro Matteo riparte da dove aveva lasciato, provando a spingere, provando ad attaccare. Ancora la combinazione a segno, la risposta di Germano, davvero un grande spot, non certo per le guardie, ma sicuramente per la fase offensiva. Ancora Germano, ancora Mastro Matteo che risponde col jab, il gancio che va vuoto, poi va lungo invece, va in aggancio. Germano che resta ancora a tenere Mastro Matteo all'angolo blu, proprio non davvero il suo Superman Punch a segno, ancora il jab, la risposta di Mastro Matteo che si perde ai kick, poi a vuoto col gancio. Mastro Matteo però non riesce più a trovare le distanze, ce la fa adesso con il middle kick, vuole tenere la pressione Germano, poi il clinch addirittura crevata. Match molto intenso, forse Mastro Matteo anche in questa terza ripresa è rimasto più vicino al bersaglio, ci è andato vicino tante volte, lo ha colpito molto spesso. Germano sta pagando tanto, anche prima ha perso il paradenti per un ottimo colpo con il montante di Mastro Matteo di striscia anche lì, però quando colpisce nel punto giusto il paradenti schizza direttamente via. Rispondendo però da campione Germano, che ha piazzato un paio di interessanti combinazioni.
un attimo di, esatto, di pausa, viene ricacciato indietro Germano. Adesso l'avevamo un po' preannunciato, non perché siamo dei brevi, non siamo certo dei veggenti, ma perché l'esperienza che parla, adesso la fatica si fa sentire dopo un avvio così esuberante. Ancora Germano che va a segno col gancio sinistro, poi la risposta di Mastro Matteo, la chicca le corde addirittura. La divisione poi di Jerry, ancora il clinch, gli ultimi frangenti di questo match che davvero ci ha regalato grande spettacolo. Vola ancora il paradenti sfuggito a Germano dopo uno scambio in cui entrambi i lottatori sono andati a segno. In realtà formalità, credo mancino due o tre secondi, non di più. Si riparte, infatti arriva la terza e ultima campanella, si abbracciano i due che si sono divertiti e hanno tirato fuori davvero un gran match che ha divertito anche i presenti. Difficile pronosticare chi possa aver vinto nella più classica delle canoniche sportive, Marco, potendo dare la vittoria a entrambi, perché hanno tirato fuori entrambi una grandissima prestazione. Ho cambiato idea 5 volte nel corso dell'incontro e sono arrivato alla fine con nella mia testa un non verdetto, quindi per me sarebbe veramente pareggio, perché entrambi se la sono meritata, sì, ma comunque hanno portato colpi importanti, si sono equivalsi perché ognuno ha diretto e si è meritato una porzione diversa di questo incontro, quindi complimenti a entrambi, è stato un bello sport per la Thai Box questo. Hashtag fight forever allora per assolutamente questo match che ci sarebbe piaciuto potesse prolungarsi, ma è chiaro che adesso si deve pervenire a una decisione. Vengono chiamati al centro del ring i due lottatori e allora lasciamo la parola al ring. Per questo magnifico match e vince per majority decision all'angolo rosso Michele Mastro Matteo. Non sembra d'accordissimo Germano, anche perché se le date un santa ragione con il suo avversario, paga forse un po' meno costanza rispetto a Mastro Matteo, che invece è rimasto sempre molto attivo, soprattutto anche nella seconda ripresa di questo bellissimo contest. Confermate le difficoltà nello scegliere, vittoria a maggioranza per Michele Mastro Matteo.